Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enrico Finazzi, che mi chiede di fare due parole su un film assurdissimo del 1970 del grandissimo Werner Herzog, bianco e nero, splendido, una storia quasi antinarrativa, completamente assoluta, che parte praticamente con l'interrogatorio di Ombre, uno dei protagonisti del film, che viene interrogato appunto sui fatti in flashback che vengono raccontati poi dal film. Un gruppo di ospiti nani di un penitenziario, una volta che il direttore è assente, insomma, decidono di fare una specie di ribellione, di distruggere tutto, fare scempio di ogni cosa che si trova all'interno, distruggere addirittura anche gli animali, gli fanno di tutto, ammazzare per esempio una maiala, una scrofa, crocifiggere una scimmietta, tutto fino al delirante non finale, perché questo è uno dei film più meno narrativi che ho mai visto in vita mia. Herzog, che in realtà pone davanti allo spettatore un film a tema, dove in realtà, nonostante lui abbia negato, a volte abbia detto di sì, abbia detto di no, i rimandi a Frix sono palesi, come sono palesi i rimandi al cinema espressionista, chiaramente, però appunto questo nuovo cinema tedesco che stava venendo fuori appunto con Herzog, che raccontava appunto anche le follie del nazismo attraverso questo film, un film comunque completamente pazzo, interpretato tutti da nani non professionisti, un film che la critica ha colto malissimo, la distribuzione non la voleva, ha dovuto noleggiare film cinema per cinema Herzog ogni cosa, perché era impossibile praticamente trovare una vera distribuzione. Grandissimo film, uno dei film grotteschi e surreali più belli che si siano mai visti, di difficile comprensione, di difficile assimilazione, e anche veramente difficile come film in sé. Comunque io ringrazio Enrico Finazzi per avermene fatto parlare, perché chi avesse voglia di scoprire qualcosa di veramente strambo, di completamente assurdo, di completamente originale, non può perdersi assolutamente anche i nani, appunto, hanno cominciato da piccolo. Il grande capolavoro di Herzog del 1970, sempre con le meravigliose musiche di Friedrich dei Popol Vuh.